Allora, facciamo attenzione al copyright, sarà più difficile, grazie a Giovanni Farina. Dicevo che è un bel problema per me non poter più inquadrare, insomma, è stato anche gentile Farina. Ma evidentemente la bobo di lui. L'inizio di trasmissione. Il ricordo di Davide Rebellini. Buonasera, prima di cominciare a parlare di calcio, di mondiali, di classifiche, di gironi, di tutto, come dire, l'interesse planetario che porta con sé questo momento, io voglio soltanto dire che oggi, stamattina, è morto un ciclista, è morto un campione, un ragazzo, Davide Rebellin, un eterno ragazzo, 51 anni, 30 dei quali passati in bicicletta, 20 dei quali passati con me sulla strada, un ragazzo straordinario, un ragazzo che viveva per la bicicletta, che è morto in bicicletta, perché si muore in bicicletta, ancora si muore in Italia in bicicletta, non c'è una legge. Lo scorso anno sono morte 229 persone, come Michele Scarponi, un'altra famiglia colpita, come le tante famiglie che non hanno nome, io vi chiedo di ricordarlo, di pensarlo e soprattutto chiedo al governo di fare una legge quanto prima. Adesso possiamo anche parlare dei mondiali, possiamo fare la trasmissione. Questa puntata, Davide, noi la dedichiamo a te. Torno indietro. Chiedo al governo di fare una legge quanto prima. Adesso possiamo anche parlare dei mondiali, possiamo fare la trasmissione. Questa puntata, Davide, noi la dedichiamo a te. Gli avevo parlato, non ho fatto in tempo a dirlo, non ho neanche voluto dire confessare già perché sono ragazzi assolutamente scherzosi, insomma, allegri. Sarebbe stato, insomma, non ho fatto in tempo, devo dirlo, ma Davide.